se adesso voglio fare le disequazioni, per esempio se io scrivo logaritmo in base 2 di x quadro più 1 compreso tra 3 e 4, questo che significa? Allora, chiamo questo y, chiamo y x quadro più 1, ottengo logaritmo in base 2 di y compreso tra 3 e 4, mi vado a vedere il grafico, a 3 mi viene 8, a 4 viene 16, quindi questo qua corrisponde a y compreso tra 8 e 16. Ci siamo fino a qui? Cioè, ricordatevi sempre, io faccio l'equazione, quando è che il logaritmo in base 2 di y fa 3? Quando y è uguale a 8. Quando è che il logaritmo in base 2 di y fa 4? Quando y fa 16. Siccome il logaritmo è una funzione crescente in y, se lo voglio dare il 4, la y deve essere compresa tra 8 e 16. Questo è facile. Ci siamo fino a qui? Ora, se voglio la soluzione nella x, che devo fare? Non è che è difficile. Prendo e sostituisco. Quindi vado a sostituire e ottengo la disequazione x quadro più 1 compreso tra 8 e 16, cioè x quadro compreso tra 7 e 15. Quali sono le soluzioni? Di questa disequazione corrisponde alle soluzioni x, quando è che x quadro è compreso tra 7 e 15? Immaginate che x sia positivo, siccome x quadro sui positivi è crescente, beh, quando è che x quadro è uguale a 7? Quando x è uguale a radica 7. E quando è che x quadro è uguale a 15? Quando x è uguale a radica 5. Quando è che x quadro, quando è che x quadro sarà compreso tra 7 e 15? Quando la x è compresa tra radica 7 e radica 15. Ma sui negativi è al contrario, perché sui negativi, vabbè, avrò x uguale a meno radica 7 e x uguale a meno radica 15, però x quadro, basta fare la prova, per esempio prendiamo 3 che al quadrato fa 9, che è compreso tra 7 e 15, scusate, meno 3, meno 3 qua va bene, perché meno 3 è compreso tra meno radica 15 e meno radica 7. Se prendo 4, meno 4, che è più piccolo di meno radica 15, non va bene, meno 4 al quadrato fa 16, che è più di 1. Vabbè, questo è il grafico di x quadro meno 1, facciamo il grafico di x quadro. Allora, se io qua ci metto 7, qua ci metto 15, lo vedete che i valori vengono due intervalli, x quadro è compreso tra 7 e 15 quando la x sta qua o quando la x sta qua. Ma questo è diverso da come l'hai fatto ieri? No, no, è uguale proprio, perché i valori, se io faccio x quadro uguale a 7, viene x uguale a radical 7 e meno radical 7. Se io faccio x quadro uguale a 15, è radical 15 e meno radical 15. A questo punto c'ho 4 punti. 4 punti dividono la mia retta in 5 zone. Vi fate un punto per ogni zona e scoprite che le zone che vanno bene sono questa e questa. Questo intervallo e questo intervallo. Stop. Le altre tre zone non vanno bene. Per esempio, ci metto 0, va bene? No, perché x quadro fa 0. Non è compreso da 7. Ci metto 10, va bene? No, perché x quadro fa 100. È maggiore di 10. Ci metto meno 10, va bene? No. Quelle tre zone non vanno bene.
invece ci metto 3, squadro fa 9, va bene, ci metto meno 3, squadro fa 9. L'ho fatto in quest'altro modo per cercare di dare una prospettiva ulteriore diversa completamente di quello che abbiamo detto ieri, della ieri o l'altro ieri. È chiaro? Cioè non è che è difficile. Basta. Allora, la prima cosa è questa, forse di tutte le frasi che ho detto, che sto dicendo in questi percorsi, è la più importante, quello che sto per dire. Definizione. 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 Poi forze, enunciati. E poi forze, teoremi. Cioè, durante il corso voi vedete una caterva di teoremi. Però questi teoremi, cioè delle dimostrazioni, si basano su degli enunciati. Cos'è un enunciato? Ah, io dico che eccetera eccetera, poi lo devo dimostrare. Ma gli enunciati, per esempio, l'enunciato del teorema degli zeri: se prendo una funzione continua su un intervallo a b chiuso, se f di a è minore di 0 e f di b è maggiore di 0, allora ci deve stare un punto compreso tra a e b in cui la funzione vale 0. Benissimo. Devo sapere, prima ho fatto un'affermazione, la devo dimostrare, però per dimostrare questa affermazione devo sapere che cos'è una funzione continua. Se non so che cos'è una funzione continua, il tutto non serve a niente. Chiaro? Se voglio fare una disequazione con logaritmi, devo aver capito i logaritmi. Se non ho capito i logaritmi, sarà difficile che io riesca a risolvere una situazione con logaritmi, ma anche un'equazione con logaritmi. Chiaro? Quindi le cose importanti, che più importanti perché stanno alla base, sono le definizioni. Se non abbiamo capito quello che dice una definizione, non sappiamo di che stiamo parlando. La definizione di PIL, prodotto interno lordo, in realtà non è così semplice. Noi sappiamo quanto fa 1700 miliardi di euro in Italia all'anno, 2019 più o meno. Però che cos'è esattamente? Che significa? Perché si dice lordo? Le parole hanno un significato. Bisognerebbe andarlo a approfondire e andare a vedere l'opportuna definizione data in economia. Per esempio, se un dipendente dell'ENI diciamo sta in una sede, per esempio è un dipendente amministrativo di una sede che è negli Stati Uniti e quindi deve pagare, sta là e paga le tasse là, il prodotto non vale il PIL italiano. Viceversa, se un calciatore sta in Italia, produce in Italia, paga le tasse in Italia, quel prodotto va nel PIL italiano, per esempio. Poi lordo, all'ordo di che? All'ordo delle tasse anche, e così via. E poi quali tasse? Cioè bisogna specificare tutto per bene, non è così semplice. Certe definizioni possono essere molto complicate. Facciamo un esempio più semplice, ma in realtà non è più semplice. Prendiamo il calcio. Qual è la definizione di fuorigioco? È cambiata una volta, mica una volta, più volte. Ogni anno c'è un adeguamento di questa definizione.
A seconda del comportamento attivo, passivo, eccetera, oppure a seconda che si fa, quando si misura, quando è stato fatto il lancio, quelli dell'istante, oppure, capito? Perché se no, se la definizione non è precisa, poi esce un caso che non si sa risolvere. Quindi, come vedete, le definizioni non è che vengono date così a vanvera, vengono date in funzione di un obiettivo che si vuole raggiungere. Io voglio poi avere un enunciato chiaro, per poi avere un teorema chiaro, quello è il rigore. Oppure quel gol va annullato perché era fuori gioco. Quello è fallo di mano da rigore. Adesso qualunque fallo di mano, siamo in posizione impropria, è rigore. Prima ci voleva il concetto di volontarietà. E chi dice che quando è volontario? Per esempio. Quindi, la prima cosa importante sono le definizioni. Pallone, la definizione del pallone di calcio è cambiata perché nel tempo sono cambiati i materiali, quindi certo deve essere di forma sferica, deve essere, il peso deve essere da tot e tot, però quando sono arrivati i palloni che facevano a zig zag e i portieri non sapevano più dove dovevano andare. Quindi, come vedete, non sempre, diciamo, la matematica è un regno molto protetto e molto riservato, perché in matematica, vedremo, gli assiomi sono sempre quelli, sì, e qualche volta c'è stata qualche proposta di cambiamento, per esempio nelle geometrie euclidee ci sono alcune. La geometria euclidea vale il quinto assioma, il quinto postulato di Euclide, la geometria non euclidea non vale il quinto postulato di Euclide. Però poi vedremo gli assiomi, poi vedremo i concetti primitivi, ma in base a questi, per esempio, il concetto primitivo non è che tu puoi definire tutto. Il campo è delimitato dalle linee di gioco, cioè della linea di fondo, linee laterali, che è la linea, e vabbè. Non lo vai a definire. Certo, se la fai storta, quello dice no, quella non è la linea. Però in realtà, per esempio, se stai comunque su un campo sulla superficie terrestre, comunque un minimo di curvatura terrestre ci sta, e quindi la linea un po' storta c'è. Dice sì, però devi andare a vedere con il raggio lato. Comunque, invece in matematica le cose sono definite per via, alcune cose per via assiomatica, alcune cose ci stanno dei concetti primitivi, tutti gli altri sono derivati tramite che? Tramite definizioni. È chiaro? Quindi la prima cosa da capire bene sono le definizioni. Se non avete capito la definizione di logaritmo, è chiaro che non andate da nessuna parte quando dovete risolvere le equazioni. Il concetto è: io devo capire bene la definizione, poi quando vado a fare i primi esercizi ci metto mezz'ora, non fa niente, l'importante è che l'ho fatto ragionare. La mezz'ora, se io l'ho fatto bene, l'ho capito bene e lo sto replicando passo passo, piano piano, per bene, poi diventa 25 minuti, poi diventa 20, poi diventa 15. Ma se io, facendo delle scorciatoie improbabili nel mio cervello, non ho capito esattamente bene, però ho visto che facendo in quel modo ci metto 5 minuti, appena cambia la situazione, quel modo, quella scorciatoia che ho cercato non funziona più, i 15 minuti o i 5 minuti diventano 10, diventano 15, quindi quell'altro che piano piano si era portato a 10 minuti, e io invece sono andato in confusione, invece di 5 ce ne metto 20, 25. E sbaglio. Invece quello ce ne mette 10 e fa correttamente. La prima cosa da capire sono le definizioni. Se non capite le definizioni, non andate da nessuna parte. Io dico sempre: se sappiamo le definizioni, sappiamo di che stiamo parlando. Se conosciamo gli enunciati sappiamo che stiamo dicendo. Se poi conosciamo le dimostrazioni lo sappiamo pure dimostrare che quello che stiamo dicendo è vero. È chiaro? Però è evidente che prima dobbiamo imparare a parlare e poi dobbiamo dire cose sensate e poi le dobbiamo dimostrare. Senza parlare, cioè non hai quel linguaggio, non capisci le definizioni, non
mai da nessuna parte. Ok. Ora, quindi abbiamo fatto i calci di queste funzioni, abbiamo fatto i calci delle funzioni immerse. Disequazioni ne vedrete molte durante le due ore di esercitazione. Questi 10-15 minuti che mi rimangono, voglio cominciare, anche se no domani non facciamo tempo a finire perché è un argomento un po' più lungo, voglio cominciare il ripasso delle funzioni trigonometriche, anche perché mentre di quello che ho fatto fino ad ora un'infarinatura la dovreste avere, quindi mi premeva correggere alcuni aspetti fondamentali, magari la trigonometria non l'avete vista tutti. Allora, cominciamo con lo stabilire alcuni concetti di base. Io prendo sempre il mio piano cartesiano. Su questo piano cartesiano vado a disegnare una bella circonferenza di raggio, dicendo l'origine e di raggio 1, cioè la circonferenza unitaria. La circonferenza unitaria. Qual è l'equazione dei punti della circonferenza unitaria? Allora, io prendo un punto qui, questa è la coordinata x, questa è la coordinata y, questo è il raggio r che sappiamo che fa 1, anzi ci metto direttamente 1. Allora, per il teorema di Pitagora cosa sappiamo? Che sappiamo? Questa è la lunghezza di questo catene, questa è la lunghezza dell'altro catene. 1 è l'ipotenusa, che sappiamo? Sappiamo niente. X quadro più 4 deve fare 1. Questa è l'equazione della circonferenza. Allora, supponiamo che io domani voglia fare un esame con due prove. L'esame si ritiene superare le votazioni delle prove la votazione delle prove varia tra 0 e 10. Ok? Quindi uno può prendere da 0,0 fino a 10,10 nel primo quadrante, perché ovviamente voti negativi non sono previsti, anche se certe volte ci potrebbero. Allora, supponiamo che io dica viene ammesso all'orale chiunque sta al di fuori della circonferenza la cui coppia di punteggi sta al di fuori della circonferenza di equazione x quadro più y quadro uguale 40, uguale anzi 45, scusate ho sbagliato, uguale 80. Allora, mettiamo che uno prenda 6 e 6. Viene ammesso all'orale? 6 e 6. 6 per 6 fa 36, 36 e 36 fa 72, minore di 80.
No. E se uno prende 9,0? Sì. Quindi questa regola favorisce le prove squilibrate, cioè a me non interessa che voi facciate bene tutti e due i compiti, ma per esempio mi basta che ne facciate molto bene uno, cioè non mi interessa quelli che fanno 6 e 6, perché a me non interessa, però voglio delle persone che vadano molto bene o nella prima materia o nella seconda materia. A me va bene pure che uno abbia 9 nella prima materia e 0 nella seconda, vuol dire che la seconda a lui non gli piace, non se la studia, non se la guarda proprio, però la prima è molto brava. Questo tipo di regola, per esempio, se invece faccio la media e dico che la media deve fare 7 o diciamo 6, allora in quel caso 6 e 6, la media fa 6, viene ammessa all'orale, 9 e 0, la media fa 4 e mezzo e non viene ammessa all'orale. Esattamente il contrario. Chiaro? Ok. Oh, torniamo alla nostra circonferenza unitaria. Allora, per identificare un punto, allora, la nostra circonferenza unitaria, la lunghezza della circonferenza quant'è? Quant'è? Fino a che ho fatto le scuole elementari io era 2π greco r, quindi siccome r fa 1 è 2π greco r. Tutta la circonferenza, vabbè, quando alle scuole elementari faceva sempre un po', ma in realtà fa 2π. Questa è la lunghezza di tutta la circonferenza. Scriviamocelo. Pi greco, se vi ricordate, per definizione è il rapporto tra la lunghezza della circonferenza e la lunghezza del diametro, quindi il rapporto tra la lunghezza della circonferenza e la lunghezza del raggio è 2π greco. Bene, allora, per identificare un punto sulla circonferenza unitaria, io come posso fare? Se voglio identificare un punto P qua sulla circonferenza unitaria, che mi serve? Allora, una possibilità sono le coordinate del punto. No? Questo punto aveva coordinate, chiamiamole x con 0 y 0, x con 0 y 0, oppure qualcuno può dire vabbè, ma sono sprecati due numeri, perché io so che il punto sta a distanza 1 dall'origine, quindi mi basta un solo parametro per identificare il punto. Questo parametro chi è? L'angolo. Se io conosco l'angolo alfa, so dove sta il punto. A seconda di alfa faccio, fisso l'angolo, traccio la semiretta, quando la semiretta incontra la circonferenza, tac, la stella. Va bene? Ecco, primo concetto, come si misura alfa? Allora, noi siamo stati abituati alle elementari e alle medie a misurare in gradi. Voi di meno, io ci facevo gli esercizi in terza, quarta elementare con i gradi sessagesimali, facevo la somma di gradi sessagesimali, moltiplicavo un angolo per 2, per 3, perché se faccio la somma, come si fa la somma di
due angoli in gradi sessagesimali. Per esempio, se io devo fare 23 gradi 47 primi e 15 secondi, poi devo fare 31 gradi 52 primi e 49 secondi, quanto fa la somma? Faccio. Qua fa 4 secondi e porto 1, 48 meno 8 fa 40 primi, porto 1 e qua fa 55 gradi. Perché? Perché si fa, perché un grado è uguale a 60 primi e un primo è uguale a 60 secondi, quindi la somma si fa modulo 60. Quindi 15 e 49 fa 64, tolgo 60 e scrivo 4, però 60 secondi fanno un primo, 48 più 52 fa 100, meno 60 fa 40, scrivo 40 primi e porto 60 primi che fanno un grado, 23 più 31 fa 54, più 1 che riportavo 55. È facile in realtà, però se uno non è abituato tutto è difficile all'inizio. Però questo fatto di misurare gli angoli in gradi, se parliamo, allora, mettiamo che io sto con un'auto e l'auto c'ha, allora diciamo che questo raggio non è 1, è 100 km, quindi la circonferenza è 628 km e qualcosa. Allora, se io parto con un'auto e mi voglio fermare a un angolo alfa, a quello dell'auto mica gli dico fermati, guarda là, fai la triangolazione. Che gli posso dire? Fermati dopo 8 km. Per esempio, se gli devo dire fermati a 30 gradi, invece di dirgli 30 gradi, quando gli devo dire in chilometri? Se la circonferenza misura 628 km circa, basta fare là proprio tutta l'intera circonferenza, sono quanti gradi? 30 rispetto a 360 è 1/12, quindi prendi 628, dividi per 12, quanto fa? Allora, 50 per 12 fa 600, 30 diviso 12 fa 2,5, 52,3. Ah, 3 periodico. Periodico non è, perché poi non è 628. La 628 euro. Comunque, io dico fermati dopo 52, circa 52 km e 300 metri. Quello c'ha pure i 100 metri sulla costa. E si ferma, e circa si ferma a un angolo di circa 30 gradi. Quindi posso misurare i gradi con la lunghezza dell'arco sotteso. Ci siamo fino a qui? Ora, in questo caso, se li voglio misurare sulla circonferenza unitaria, lasciamo perdere l'unità di misura, la lunghezza dell'arco sotteso va da 0 per 0 gradi a 2 pi greco per 360 gradi. Quindi avrò 0 gradi, 0, 30 gradi, quant'è? 2 pi greco fratto 12 fa pi greco
sesti, 60, 45 gradi, di greco, quarti, 60 gradi, di greco, terzi, 90 gradi, di greco, mezzi, eccetera, 180 gradi, fa pi greco, 360 gradi fa 2π. Ovviamente posso scrivere tutte le altre intermedie, ma a questo punto si capisce, è una proporzione. Quindi io o gli dico tot gradi, o gli dico la lunghezza dell'arco sotteso, siccome la circonferenza di riferimento di partenza è quella unitaria, è la stessa cosa. Allora, questa è la misura che si chiama in gradi. Sessagesimali. Questa è la misura che si chiama in radianti. Oh. In matematica si usano i radianti. E basta. I gradi non li vedrete manco col binocolo. In matematica si usano i radianti. Perché? Allora, facciamo un esempio molto semplice. Prendiamo un angolo molto piccolo. Allora, questa coordinata x con 0 noi la chiameremo, per definizione, sarà il coseno di alfa, e y0 sarà il seno di alfa. Questa è una definizione, eh? Coseno di alfa è la scissa di P, seno di alfa è l'ordinario. Quindi abbiamo un punto sulla circonferenza unitaria, la sua scissa è il coseno di quest'angolo alfa, la sua ordinata è il seno dell'angolo alfa. Adesso facciamo, ricopiamo la figura dall'altra parte, se no facciamo così. Quindi facciamo un'altra circonferenza unitaria. Prendiamo un angolo molto piccolo, alfa, e andiamo a prendere questo P. Allora, io dico che se alfa è abbastanza piccolo, la lunghezza di questo archetto si confonde con uno di questi due cateti. E lo vedete che si confonde, non riesco manco a fare il disegno bene. Con chi si confonde? Con coseno o con seno? Con seno. Coseno è la scissa, l'ordinata del seno. Quindi, sen alfa, diciamo, se alfa è molto più piccolo di 1, sen alfa è circa alfa. Però aspetta, in che stiamo a misurare? La lunghezza del cateto si confonde con la lunghezza dell'arco, non dell'angolo misurato in gradi, dell'arco. E l'arco si misurava in? Quindi questa è vera se misuriamo in radianti. Siccome questa formula mi piace, mi serve e verrà ulteriormente raffinata durante il corso, per esempio io vedrò che sen alfa è uguale circa ad alfa meno alfa cubo sesti più altri pezzetti, vabbè, questo lo vedremo durante il corso, non è che lo devo giusto spiegare adesso, però voglio farvi capire che questa formula non finisce là. Per esempio vedremo che coseno di alfa è uguale a 1 meno alfa quadro mezzi più altri pezzetti, e queste formule mi piaceranno e mi serviranno. Di conseguenza, secondo voi come li vado a misurare gli angoli, in gradi o in radianti? Se voglio scrivere queste formule devo per forza misurare i radianti. Stop. I gradi in matematica non ci stanno.
sì, può essere qualche cosa, segniamo in gradi, eccetera, eccetera. Ma quando scriviamo queste formule, sta sempre a ragionare gradiente. Quindi, primo concetto fondamentale, prendete i gradi mentalmente e cestinate. Sono ancora utili per certe cose, almeno per... Non è che proprio sono inutili. È utile sapere che pi greco mezzi sono 90 gradi, no? Così pi greco mezzi andate a fare 90 gradi, fate ortogonali. Però, quando andiamo a scrivere determinate formule che andremo a vedere durante il corso di analisi 1, stiamo certamente parlando in gradienti. Punto. Ok. Ora, io qua ho dato le due definizioni fondamentali, la definizione di coseno e la definizione di seno. Ma io, una volta date queste due definizioni, io posso fare, per esempio, il grafico della funzione seno. Sicuramente il vostro professore di scuola superiore o la vostra professoressa di scuola superiore hanno perso molto tempo per farlo, giustamente, non è che c'ho niente da criticare. Io tutto questo tempo non ce l'ho, però che succede? Che il grafico più o meno è fatto così. È evidente che è fatto così, perché? Possiamo fare pure una tabella, facciamo la tabella che è meglio, almeno tra 0 e 90 gradi, o cioè i gradienti tra 0 e pi greco mezzo. Aumentiamo. Mettiamo gradi, radianti, poi il seno di alfa. Alfa in gradi, alfa in radianti, poi seno di alfa. Allora, 0, 0, 0. Cioè quando sto a 0 gradi o radianti, il seno vale 0. Poi arrivo a 30 gradi, che avevamo detto era pi greco sesto. A 30 gradi che succede? 30 gradi, siamo un terzo, così. È 30 la metà di 60, quindi se questi sono 30, questi sono 60, se questo sono 60, questo è un triangolo equilatero. Siccome il raggio valeva 1, questo vale 1, questo vale 1, questo vale 1, la metà di 1 fa un mezzo, quindi il seno vale 1. Che il seno è esattamente questa ordinata che vale, la cui altezza vale la metà di quella dell'altro del triangolo che vale 8. Quando arrivo a 45 gradi, cioè a pi greco quarti, a 45 gradi il raggio vale sempre 1, però stavolta seno e coseno sono uguali. Ma seno e coseno sono uguali, seno quadro più coseno quadro fa 1, quindi siccome sono uguali seno quadro e coseno quadro, seno quadro e coseno quadro devono fare entrambi un mezzo. Estraendo la radice quadrata, il seno fa radical 2 su 2 o 1 su radical 2, che è la stessa cosa. Quando arrivo a 60 gradi, cioè a pi greco terzi, siamo più o meno qua, allora stavolta è il coseno che fa un mezzo, che vedete questo triangolo è stato girato, ribaltato e girato di 90 gradi.
Ma se il coseno fa un mezzo, cos'è un quadro? Fa un quarto. Allora se è un quadro deve fare 3/4, perché la somma deve fare 1. Andando a sostituire qua dentro otteniamo la relazione fondamentale della trigonometria: sen quadro half più cosen quadro half fa sempre 1. Allora, se cosen quadro half fa un quarto, il sen quadro deve fare 3/4, estraendo la radice, siccome sappiamo che questa ordinata è positiva, siamo al primo quadrato, viene radical 3 su 2. Quando arriva a 90 gradi, cioè a pi greco mezzi, il seno vale 1. Praticamente, se lo fate anche per tanti altri valori intermedi, calcolando, facendo dei calcoli, facendo vari tipi di ragionamento, insomma, potendo fare un calcolatore, ottenete alla fine un grafico di questo genere. Cioè, quando alfa è compreso tra 0 e pi greco mezzi, il seno sale da 0 fino a 1. Così. Con questa forma tipica che si chiama sinusoide. Il grafico del seno si chiama sinusoide. È un'onda, no? Come è salito, simmetricamente dall'altra parte scende. Quale motivo? Perché quando alfa va da pi greco mezzi a pi greco, qua stiamo scendendo da 1 a 0. Sono andato troppo in là, quindi mi devo fermare e il resto lo devo